Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 42esima puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con Mario Same, ciao a tutti. Simone, ciao a tutti. Allora ragazzi, devo dirvi che non c'è, come si chiama, Samu. Per cui stasera io e Simo faremo i trasporti. Quindi aiuto Accelli. Eh? Aiuto Accelli. Accelli. Allora, io ho 328.000 euro perché ho venduto la soia e la colza e i girasoli. Quindi ho fatto su un bel po' di soldi, oltre che ad aver venduto anche la lana. Quindi mi manca il latte e basta da vendere. Stiamo trinciando, c'è Daniele che ha la trincia che abbiamo visto ieri. Sì, non scappare, non scappare. Scusa, c'ho la marcia troppo lunga. La metto in eco. Ok, eco. Là c'è il John Deere, come vedete è un po' impazzito perché sta facendo tutto da solo, però va bene così. E noi ora poi spingeremo in trincea, faremo qualche carro, poi andiamo a spingere in trincea. 95, 96, 97, 98, 90, vai però, 99, 100. Questo Aldo è un gol da tamburrini, dove va? No, ma io stacco sotto, eh. Capito? In che senso, Simo? Sotto alla mappa, diciamo. Ma come sotto alla mappa? Allora ti vengono dall'NS. Volente, capiscimi. Acchiappi la mappa, te la metti su... Porca mi... Daniele? Giusto. Io fossi in te non vorrei sapere quello che ho appena fatto. Sei un cretino! Con affetto. Guarda come scappa fuori. Ma c'è una potenza sto trattore che mica no. Manca un po' di... Ce l'hai fatta? Sì, è uscito facilissimamente. Sono arrivato lì, ho girato da una parte e è andato dall'altra. Boh, non lo so neanche io cosa ho combinato. Ha impennato. Boh, tutto buono. Come si fa a impennare con un rallato? Ecco, 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 ecco. Ma tu c'ha un buco del culo che grasa come una... Oh, bene così. Adesso butto la frizione. Aspetta. Cosa? Se ero io lì me l'ho già scaportato. Mi stavate bestemmiando lì. Ma io sono Dan. Guarda che manovra. Cosa ho fatto? Poda vegli. Poda la pota. Poda la la cosa là. La vita, vi chiedo solo una cosa, non incollatemi il pettine. Aspetta che ci passo molto raso, no. raso trebbia. Tu stai... Lo fai 50.000 euro. Già te ne ho dati 10.000 perché ti ho fatto passeggiare la trebbia sul campo. La trincia sul campo. Perché vedete, te prima ti divertiva a mettere... Scendere col motore acceso e no? E dopo mettere che io non potevo più salire, no? Solo che è arrivato un punto che l'ha messa che né io né lui poteva salire, no? E la trebbia dov'è che era? Nel campo di mais! E la trincia, no? La trebbia! La trincia da un capo all'altro, ma tra... vabbè, dai, ti ho dato 10.000 euro per quello che ho fatto, dai, può anche essere giusto, no? Gorbo? Ce ne ho guadagnati 9.000, penso. Vero che non li trinci tutti i campi, né? No. Bravo. Al massimo trinci ancora l'8 e poi semmai il 37. Vero? Va bene. Ah, vediamo, insomma. Sì, ma Dan, lo sai che avevo parlato. Avevi parlato? Avevo parlato chiaro sin da subito. Ah, io parlo scuro di solito. Ah, io parlo come mangio. Io mangio come parlo. Vabbè, insomma. E se ti dicessi se mi vendi tipo un bel po' di insilato a me? Va bene. Tipo mi vendi un... ma io ne faccio andare mica tantissimo per le barche. Madonna, ma che è sta ragazzi? Lo vuoi in pallet da 3.000 litri? Sì, lo preferirei forse. Bene, ne ho tipo una cinquantina. No, una cinquantina no. In pallet è ancora meglio, mi costa tanto di più.
No, il prezzo quello se lo vendi al biogas, abbiamo provato io e Samu, è uguale. Il prezzo è uguale, per cui penso 50 euro in più per questa. Quanto tiene una balla? 3000 litri. 3000. E quanto me la fai pagare? 2000. 3000 litri, 2000. No. 2000 hai detto? Sì, ok. Sì. Mi viene meno. Mi conviene un po' di più. Beh, fa conto che l'ho venduta a 7. È che però no, non è vero, io l'ho capito. Ma troia, se la cade, muove. Perché da mettere dentro il carro miscelatore è un casino. Devo disfarle, poi devo disfarle anche per darle alle vacche, cioè in balle non mi serve niente alla fine. Devo farlo vedere come lo scarico, quindi devo farlo anche un po' per così. Sì, ma fermati, traitore. Cosa sto combinando? Ah, lo sto scaricando anche di là. No, cosa ho fatto? Fa niente. Ho fatto una trincea qua che sembra più un campo di concentramento, però. No, che scà. Ecco, vedete, Dan si diverte a fare così. Non è colpa mia, è colpa tua, dovevi prendere la gola. Anche io il primo giorno che sono andato. Il primo giorno? Tipo. Che sono andato a fare la trincea con TV. E praticamente no, schiacciavo un po' troppo perché andavo su un po' alla svelta, no? E sentivi il trattore che continuava? Tipo, praticamente. No, non ho capito proprio quello che hai detto. Faceva Cleopatra. Ah, tipo, ho capito. E mentre andavano, arrivava al punto che io mandavo giù troppo. Cos'è che faceva? Si calcava giù. Tiravo giù. Allora ricalcavo. Voglio. Tipo, andavo via tutto saltellato. Invece quest'anno mi ha messo una fase. E tac. Muore, se ne colpisce. Con l'83-70, con cos'è, un 82-60 o un 83-70? 82-60. Ma proprio. Con l'80. Giù della palata, porca troia, tremavano i vetri del TTV. Sì, ma non si è capito niente. Ottimo. Hai capito solo che tremavano i vetri del TTV. Col rombo che aveva l'85. Ah. Quando faceva la lamata per dividere il carro, sentivi. Oh. Scusa, Non è mica un altro mezzo, è un JD, Poda. Però nel frattempo quel giandellì è rimasto. È rimasto? Anche a piedi. Perché? Perché tipo gli si è rotto il condizionatore, il cinghiolo del condizionatore. E di conseguenza è andato a puttane il condizionatore. Poi il cinghiolo lì del condizionatore faceva. Sì, ma non si capisce niente quando parli. E che Pasqua! Oh, questo si è capito. Ok. Praticamente puttane. Condizionatore, alternatore. E il mio pettine! Condizionatore, alternatore, una centralina del motore. E quanto di danno di spesa non lo sai? 16.000 euro, sore. No, io so della centralina, ma non so tutto il resto. Parpagianna.
Ma dai, ma che sfortuna si può avere. Hai visto Daniele come... Dai! Come sei stato fortunato. Ti smuovi! Okay. Chi? Mi stava passando davanti una vacca nera. Hai visto che fortuna che hai avuto l'albero che ti ha salvato il pettine? Sì, ma qualcosa mi dice che lo metto... No, a dire il vero l'ho fatto apposta. Però pensavo di riuscire a frenare, a scansarmi in tempo. Va già bene che c'era l'albero, perché non ce l'avrei mai fatto. Ci sei arrivato troppo sparato. E beh, ora poi 70 all'ora, diciamo. Che... Cosa ho combinato? Che si combinato? Non lo so, grattano le marce. Ma ci faremo di gioco. Mi devo fermare. Cito te. Ecco, mi si è spaventato. Così? Ok, così va bene. Guarda! Occhio, Simo! Dai, che quell'affare qua non si ferma! Stasera lag qui? Io monto con Daniele, mica no. Oh qua, Lufasa che mi vedo so. Fa niente. Fa lupa. Ah, come vedete ragazzi. Occhio che non mi tiri sotto a me la trincia. Questa è la parte dove ho fatto passare sopra. Ok, non si vede più. Dov'è Daniele la parte che ti ho fatto passare sopra il trattore? L'ho appena finita. Ah, ok. La trincia. Aspetta, hai tolto lo chopper straw? No. Ok. A me no. Per me non l'hai più rimessa, perché di solito ci sta della striscia del concimato. Ma come possiamo fare a saperlo? Trebbia, prendi la trebbia e fai un pezzo. Sì, c'ho giusto la voglia di mettermi a fare un campo con la trebbia. Allora, su qualche campo ci sarà uno spring. Ok, su questo campo qua sono sicuro che c'è. Dai, tamburini, ci sono ancora 5 piante. Fa la retro. Va bene. Devo... Dai, perché qua si incastra. Andiamo qua. C'era il premio. Dove vai? Dove sono? Ah, ok, devo uscire di qua. Dai. Dove vai, ficcati? Te vai a buscare, eh? Cellone. Sì, c'è il chopper straw. Dove ti vai a infrattare, Daniele? Mi dia... Avete capito, eh? Porta. Mi devi 10.000, perché ti sei infrattato. E dai, ci vogliono 2 ore per fare il giro. Lo so, lo so. Io sono mica gli altri già, Oh Dan, lo sai che sei in riserva, vero? Sì. Vediamo se c'è qualche mezzo in offerta. C'è un carro. Sì, però vai al retro! E mi scusi, Ma io vedi, aspetta. Se mette Petra e solo Google su, ecco. Vedi, comprate il marchese, la postura del sangue. È colpa di Samu, il nostro ce n'è uno bello, fatelo comprare. Mica che vieni... Oh, 14 ore. Io sto qua c'è pieno, Oh, no! Ecco, mo voglio ridere, ecco. ridi. Che zeppa ha fatto i gnocchi? Oh, mamma che mia. Che zeppa ha fatto i gnocchi? E la sorella si ficca dentro. Vabbè. Zeppa, c'è due fratelli. Uno è Zeppa e uno è mia sorella. Giusto? No. Zeppa era... padre. Capito? Un padre, c'ha due figli. Capito? Sì. Ecco. Una è Zeppa e una è sua sorella. Giusto. Io ho un fratello che è sempre mio fratello, giusto? Ecco. Cominciamo con gli auguri di buon anno, ragazzi. A posto, la vacca!
Ah, te la cingolata. Oh, sta già aspettato il cancello. Wow, si è arrampicato l'ago. Scusi. Non stavo prestando molta attenzione lì. Ma chi te ne fa sta retromarcia dritta con i rallati? Allora, mettiamoci di qua, che in teoria è meglio, vero? Oh, ecco, per il zoom! È peggio, ci starremo! Madonna, ma allora, oh! Io sto a tutto, Daniele, ma il trattore non è che c'ha tanta voglia di andare su. Finché cerchi di spingere anche me. Appunto, per quello che non ce la voglio. Se vuoi metto la C1 così fa 9.4. 97, 98, 99, 100. Adesso mi devo fare a 3 km di retromarcia. No, ce la fai a girarti. Hai mano un rallato, dai. Hai ragione. Però anche mano un trattore che è lungo 6 metri. C'è Stefan Dozzi, se non lo devi. Che camionista sei, se hai paura? Sei paura? Di fare una... di sì, fare un'inversione... Devi vedere che retro ti faccio con questi su Eurotrack, ma qua è un po' più complicato. Non tirarmi via l'umaggio, eh! E chi te lo tira via? Se avessi fatto tutta retromarcia, quest'ora ne sarei già fuori. Non te l'ho tirato via, che vuoi? Toh, chiava qua. Toh, ci vado. Tre piante, 15.000 euro! Aspetta che te la tiro via ancora! Allora... stavamo dicendo, si passa per di qua... Vuoi mica che te lo... A posto. Mi sono trattato anch'io. Vuoi mica che te lo scarichi in questa trincea qua? No, dai, facciamo tutto in un... Dopo a posto. Chi è che è passato qua dentro? Io no. Dove qua dentro? Io con l'uscita qua dalla... Madonna, ti ho visto ribaltato due... Adesso vuoi vedermi ribaltato? Guarda qua. Mi hai visto ribaltato anch'io. Allora. Oh, che mal di culo. Bisogna che prendi le sedie fatte bene, non quelle di legno. Cosa? Mica te compri una sedia di quelle che ti ci metti e ti massaggia pure i contrastipiti delle porte. Sì, cioè alla fine l'unica. Cioè, il peretto gioco. Alla fine ci sono solo quei 3 mesi. Dopo. Non ho capito niente. Quando lei. Perché non? Ho detto che alla fine è solo d'inverno che gioco. Devo solo usarla. Lasci un po' coperto. Appunto, io ho voluto prendere una sedia che è tutta in pelle, così quando giocherò d'estate non ci gioco. Ecco, perché dopo quando è estate. Altro clima. La sedia mia c'ha 15 anni. La mia ce l'avrà avuti prima che la cambiassi. Ah, però io ho il culo quadrato. Tanto quadrato. Io no. Shit. Io sono molto comodo. Se voglio tiro una leva, mi allungo. Come ho appena fatto. Finché spendi 500 euro per una sedia. Vabbè, tu spendi 300.000 euro per una trebbia. Che non vale un cazzo. Scherzavo. Hai presente quello che mi avevi fatto vedere per regalare? Per? Regalare tu sei chi? Nero. È uguale. Ficcato là per il culo. Ma che cosa? Quello nero che mi avevi detto. Ma la trebbia. Oh, tamburrini! Eppa! Ho
Ho perso leggermente il controllo del mezzo. Stavolta l'hai combinata. E che facciamo, Metti le 4x4. Ah, io sono scappato. Io anche. Giusto, giusto. Aiuto. A posto, ciao Simo. Allora, mi hai cingollato. No, no, ti sono dato una drizzata. Grazie, grazie, ti saluto. Saluto. Allora, Giovanni, vado a recuperare il carabinieri. Giovanni. Più avanti ci stanno i carabinieri. Va bene, allora piccio tutto. Piccio pure la lampeggiante. Ti ricordi di quella puntata della serie del City là? Che dio io, no? Sì. Con Luffy e Tagri là. Sì, tutto, sta tutto a posto, anzi, 100 euro, tieni. Ok, ci sono. Ti ricordi cosa avevi detto? Sì. Cosa? Simo, Simo. Ci vado a puttane. Che c'eravamo. Io che avevo fermato Simo nella vecchia serie terzisti con la macchina della polizia. E ci faccio, tu sei tutto in regola, tieni, a te ti do 100 euro. E lui fa... Va bene, grazie. Va bene, grazie. Ci vado a puttane. Allora te lo ricordi. €140 No, dove mi sono incollato adesso? Aspetta, stai. No, io fa cosa? Cos'è che sono quasi stufo? Appunto, trincio io. Ma perché deve essere così cattivo sto montagnola di terra? Simo, di qua. No, qua, io vado avanti, poi ti fa a destra. Ma lì vai a frettine! Di qui entra visto! Vabbè, ti piacciono le fratte? Vai a frattine! A me mi sembra le frattine, mi è piaciuto, capito? Fratte, frattine, andò. Fratto! Li voschi! Bene! A dopo, c'è pronto! Cibo. Ciao dopo! Ah, va sento il profumo del porco Mendeco, Daniele! Ma no, Simo, non c'è lo porco, ci sta lo pesce. Tanto pesce. Il pesce è meglio. A dopo, vado a bagnare. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione da Aden. Buona dame. E dai, con sti saluti che c'è sto È tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti.